Senta, avete massacrato Ignazio Marino sugli scontrini. Ora è stato assolto in Cassazione. Non merita delle scuse? Io sono, come dire, sono contenta se lui sia stato assolto perché umanamente penso sia una. Cioè, va bene così. Io le dico un'altra cosa, io ho fatto una battaglia da opposizione per avere chiarezza su determinate spese e credo sia il ruolo dell'opposizione. E credo sia il ruolo dell'opposizione avere chiarezza sulle spese che poi vengono rimborsate da tutti i cittadini romani. Cioè sapere se tu vai al ristorante e ti paghi la cena Vabbè, tua con i soldi, ma non era miei, reato, Franco. non era reato, quindi diciamo evidentemente la Cassazione ha stabilito che non era reato. Bene, quando io ho iniziato da opposizione, io e il mio gruppo in opposizione abbiamo iniziato, volevamo capire se con i soldi pubblici, con i quattrini di tutti, con le tasse di tutti, un sindaco va a cena lui, la moglie, i figli, per dire, oppure fa Però, spese di Sindaco, voi siete arrivati rappresentanza. con le arance per la Poi, Panda nella ZTL. No, nel noi siamo 2015 arrivati avete fatto una conferenza stampa, con le lei, De arance. Vito, con le arance, perché c'era la questione della Panda di Marino Noi che siamo sembra che arrivati con fosse le passata arance, dalla noi siamo arrivati con ZTL. le arance per mafia.